Ragazzi, oggi mi vedete in versione casalinga con il mio super mega pile per fare questo, diciamo, vlog ricetta veloce, perché stavo preparando la mia tofu cake al cioccolato, che poi sul libro che ho preso, che è questo qua, Vegan e Chic, si chiama Tofu Cake al Gianduia, mi pare, giù di lì, sì, Tofu Cake al Gianduia. E quindi ho detto, vabbè, facciamo vedere velocemente come faccio a prepararla. Ho già preparato la mia base andando a tritare col frullatore questi biscotti, voi potete utilizzare qualsiasi tipo di biscotto. Questi qua sono senza latte e senza uova e li ho frullati con il frullatore, aggiungendo un cucchiaio di olio di cocco e un cucchiaio di burro d'arachidi. Questo è il vasetto che ho fatto io, e anche il burro d'arachidi l'ho fatto io. Quindi ai biscotti ho aggiunto anche un cucchiaino d'olio e uno di burro d'arachidi. Ora cosa faccio? Vado semplicemente a stendere i miei biscotti. Io ho utilizzato questo stampo con la cerniera perché lo trovo super comodo, perché poi quando andremo a versare il composto, per aprirlo secondo me è più comodo. E quindi vado prima grossolanamente con la spatolina a schiacciare tutto quanto e poi presso bene per creare una base bella bella omogenea. Ora vado a prendere il mio tofu, questo qua è il Soya Light, Life, il tofu bio, e questi qua sono 250 grammi, credo. Esatto, quindi all'incirca, sì, all'incirca, mezzo chilo di tofu. Sono andata a tagliare il tofu in maniera molto grossolana perché tanto lo metteremo nel mixer, e come potete vedere è molto facile tagliare il tofu perché ovviamente è molto cremoso. Ora metto tutto all'interno del mio frullatore e vado ad aggiungere, ma all'incirca la quantità, ecco, mi è caduto un semino, fantastico, adesso lo recupero, la quantità di un paio di cucchiai di succo di limone. Secondo me ci sta molto bene anche il succo d'arancia, fate voi. Vado poi ad aggiungere anche la vanillina in polvere, un pizzico di sale. E il tutto deve diventare appunto così, una crema bella liscia e senza agrumi. Passiamo alla fase golosa, circa 200 g di cioccolato fondente. Ho tutto all'interno di una padella perché dobbiamo far sciogliere tutto quanto. E insieme al cioccolato mettiamo di latte vegetale, e io uso questa della Vivi Meglio, soia e riso. Vado poi ad aggiungere 3 cucchiai di zucchero di canna grezzo e un bel cucchiaio di cacao amaro. Vado ad aggiungere anche 3 cucchiaini piccolini da caffè di agar agar. Ok, ora ho acceso il fuoco, tutto è all'interno della padella e utilizzo la frusta per mescolare il composto per evitare che si formino grumi. Chiaramente all'inizio, come potete vedere, le polveri, soprattutto il cacao, è tutto molto grumoso e addensato, ma vedrete che poi man mano si andrà a sciogliere tutto perfettamente. Vedete che pian piano diventa tutto più facile da amalgamare. Intanto mi sono preparata qua vicino la mia crema al tofu, perché quando tutto questo sarà sciolto, travaseremo la crema di tofu all'interno del cioccolato fuso. Super cremina! Come potete vedere, è tutto bello sciolto e ha cotto per circa 1-2 minuti. Quindi adesso vado a prendere la crema di tofu e la metto qui dentro. Ok. Ho versato tutto il mio composto e vado quindi ad amalgamarlo insieme al cacao e cioccolato, insomma tutto il composto di prima, finché non ottengo una bella crema omogenea, cioè di certo non così in questo pasticcio. Ok, in pratica abbiamo raggiunto la consistenza di una crema di nocciole, come potete vedere, rimane bella attaccata al cucchiaio ed è bella densa, e adesso possiamo andare a trasferirla nel nostro stampo. Ed ora vado per benino a stenderla bene lungo tutta la mia teglia. Ok, l'ho poi messa nello stampo e ho cercato di stenderla il più possibile, facendo anche questi movimenti per cercare di lisciarla il più possibile. Ovviamente al centro poi con la spatolina ho fatto il mio meglio, diciamo così, per renderla il più liscio possibile. Ed ora praticamente la torta è finita, l'unica cosa che deve fare è stare in frigo almeno un paio d'ore. Ok, una volta fredda potete sformarla, infatti io ho aperto la mia teglia, come potete vedere c'è tutta la crema di tofu sopra e lo strato di biscotto sotto. Provatela perché è una torta veramente veramente eccezionale. Non lasciatevi influenzare dal tofu perché veramente secondo me va provata, è super super buona. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video un po' così, super veloce e molto casalingo. Vi mando un grandissimo bacio e vi aspetto a tutti i miei prossimi video. Ciao e buon appetito!